Mario, una bella prestazione, una bella presenza la tua in panchina. Ah, ti ringrazio per questo, ragazzi. Durante la settimana abbiamo lavorato in maniera egregia, anche perché venivamo da una brutta sconfitta a Livorno e poi volevamo un attimino, ci siamo ricordati della brutta prestazione contro il Galli in Coppa Toscana. Quindi siamo sì, anche perché qui tra l'altro mi hanno fatto capire che ci tengono particolarmente con Galli, Montevarchi, Terranova, e quindi bisogna e sono particolarmente sentite queste partite, e quindi bisogna un attimino metterci, se possibile, un qualcosa in più. Siamo al sesto turno di campionato, molte squadre si sono già viste, la potenzialità degli avversari si è già controllata. Dove arriverà questo Arezzo? Ma l'obiettivo della società, quando ci siamo parlati e ci siamo confrontati, era quello di cercare di evitare i play-out. Poi chiaramente tutto quello che viene è tanto meglio. Però il nostro obiettivo rimane quello, i punti che si sono guadagnati fino adesso ci potranno servire, spero, per questa cosa. Se poi viene qualcosa in più, ben venga, ma bisogna tenere i piedi per terra, già perché, anche perché già domenica abbiamo un altro derby con Montevarchi, e quindi bisogna lavorare.